personale dei giornalisti di coordinare questo incontro con la stampa e con tante personalità e militanti del Partito dell'Unione di Centro, alla presenza del segretario nazionale l'onorevole Lorenzo Cesare, qui a Reggio Calabria, di due ex presidenti, uno anche parlamentare dello stesso partito, l'onorevole Francesco Talarico e l'onorevole Luigi Fedele, che tra l'altro sono rispettivamente ricoprono la carica di segretario regionale del partito dell'UDC e vice segretario regionale, del professore Ottavio Bruni, che è stato consigliere regionale, presidente di provincia di Valencia, e dell'avvocato Paola Lemma, coordinatrice provinciale del partito dello Scudo Crociato. Andiamo molto veloci, voglio anche ringraziare, non è poca cosa, la partecipazione molto vasta dei colleghi. Ho visto presenti tutte le testate, la RAI, la CNews, aggiungetemi se dovessi dimenticare qualcuno, la Gazzetta del Sud e altri organi di informazione tra i più importanti di questa regione. Vado subito alla questione, e così anche per dare spazio ai colleghi di poter successivamente e con tranquillità montare i loro reportage per favorire anche l'immediata irradiazione ai telegiornali locali delle 14. Quindi il nostro paese, dico brevemente, ha una situazione per un certo senso di novità, connotata da, lo dico come cittadino prima che da giornalista, da preoccupazioni, da questi scontri continui di cui personalmente non capisco la natura, ma le valutazioni politiche saranno poi, come dire, frutto dedotte dai qui presenti dirigenti dell'UDC. È una situazione che sta in un certo senso creando seri problemi allo stato delle finanze del nostro paese, alla tranquillità delle persone. Io mi auguro che comunque, sono sempre positivo, tutta questa fase possa essere recuperata dentro un alveo di grande confronto di civiltà istituzionale, politico e istituzionale, e con le istituzioni sovranazionali, perché la storia del nostro paese, che è tra i fondatori con il Patto di Roma, di questa grandissima esperienza che per 70 anni si chiama Europa Unita, ha consentito grandissimi vantaggi ai singoli paesi, anche se moltissime cose sono ancora da fare, ma certamente a mio parere è difficile tornare indietro. Con questa premessa do subito la parola a Gigi Fedele, a Luigi Fedele, per il suo intervento, e a seguire si prepari anche l'avvocato. Grazie Filippo, intanto un benvenuto a tutti voi, un saluto alla stampa in modo particolare, perché oggi è una conferenza stampa, gli amici presenti, i sindaci, i consiglieri comunali, l'onorevole Cannizzaro, che è sempre attento alle problematiche non solo di Reggio, ma di tutta la nostra regione, l'onorevole Caminiti, che è un nostro, diciamo, faro, perché è stato deputato, ma tra l'altro una persona di grande esperienza che ci accompagna e ci consiglia anche su come muoverci. Un saluto a tutti voi, dicevo, gli amici del tavolo della presidenza, e permettetemi di fare un saluto e un ringraziamento anche particolare all'onorevole Lorenzo Cesare. Intanto perché qui ha preso insieme a me. Intanto perché è sempre attento alle problematiche della Calabria, in modo particolare delle regioni del sud e non solo, ma io voglio ringraziarlo anche personalmente perché ha voluto, diciamo, onorarmi di questo incarico di vice coordinatore regionale del partito insieme a Franco Talarico, che per me è un motivo di orgoglio e di onore, e quindi spero di poterlo ripagare, diciamo, con un certo lavoro che faremo da qui in avanti sul territorio. Io lo dico subito che, siccome molti di voi lo ricorderanno, sono candidato l'ultima volta alle elezioni nazionali con Noi con l'Italia, con l'UDC, e quindi sto continuando un percorso, certamente non è un cambio di strategia o di squadra. Io sono sempre stato un moderato, ho militato per tantissimi anni, non lo rinnego, anzi lo dico con piacere, con Forza Italia, poi le cose sono cambiate e quindi adesso mi trovo in questo partito nell'UDC, dove veramente sono a casa, perché io sono sempre stato moderato, io, di famiglia, di tutta l'area dei miei amici, quindi non sono certamente quali vostro. Il rapporto con Franco Talarico è ultra decennale, anche con gli altri amici, con Lorenzo Cesare siamo sempre conosciuti da tanti anni, ma c'è sempre stato un rapporto di rispetto e anche di amicizia, mi permetto di dire, quindi voglio dire mi trovo a casa. Intanto comincio per dirvi che non intendo sicuramente candidarmi alla regione, perché molti mi fanno questa domanda e quindi non sgombiamo il campo subito da questa cosa, ma intendo invece dare un grosso contributo, forse di più, organizzando insieme a Franco, all'onorevole Bruni sul territorio
un lavoro certamente in tutta la regione non di poco conto che ci permetterà di poter raggiungere alle elezioni regionali, ma anche qui siamo a Reggio, alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, un certo risultato. Grazie anche qui a Reggio al lavoro che sta facendo Paola Lemma, che già prima di me ha iniziato questo percorso e lo sta portando avanti con grande capacità e intelligenza. Forse qualcuno può pensare che in questo momento aderire all'UDC può essere un qualcosa di fuori posto, fuori luogo, pensando che è un partito piccolo, magari non ha grandi spazi. Io invece la penso completamente al contrario. In questo momento di esasperazione della politica, anche non solo quella governativa, ma in cui la fatta padrone che grida più forte, noi siamo i moderati, siamo quelli che siamo al centro, siamo quelli che vogliamo cercare di riorganizzare quest'area di centro, certamente l'area cattolica, l'area moderata, l'area di chi ha interesse e bisogni della gente, dei cittadini, e qui l'area di questo credo che sia veramente bisogno. Chi grida, chi urla, chi va ogni minuto su Facebook sparando, diciamo, promesse che poi il giorno dopo, anche dopo un'ora, già smentiscono, non è questa la politica che ci appartiene. Questo governo, che certamente, vuol dire meglio di meno Lorenzo Cesa, per il Sud non credo stia pensando a niente, nemmeno al reddito di cittadinanza, perché alla fine vedrete che non riusciranno nemmeno a farlo, perché non ci sono i fondi per farlo, e in ogni caso è un'offesa anche all'intelligenza dei giovani del Sud. Quindi nessun'altra attività, nessun'altra iniziativa per il Sud, quindi non penso che questo governo possa essere un governo amico nostro in modo particolare. Poi mi riferisco ai grillini, i quali per inesperienza credo che abbiano, meritano il Nobel sicuramente per l'inesperienza, lo meriteranno e lo meritano sicuramente loro. Noi invece ci stiamo organizzando anche per la regione, dove qui, gli amici lo sanno, tutti voi che siete qui lo sapete, ma ormai è un detto comune, credo che questa esperienza, Lorenzo, regionale, è stata la peggiore di quando è iniziata l'inizio delle regioni. Da 40 anni a questa parte credo che sia l'esperienza peggiore. Ma finché lo diciamo noi che siamo all'opposizione, diciamo, può sembrare di parte. Se tu ti trovi a parlare, non con i cittadini soltanto, ma con gli eletti, che sono stati eletti all'interno del centro-sinistra, non c'è nessun consigliere regionale o quasi che parla bene di questa amministrazione. Questo lo dice lungo appunto sull'attività che c'è stata in questi anni, quindi sulla non attività che c'è stata in questi anni. E quindi da questo dobbiamo ripartire, stare attenti ai bisogni della gente, sentire le esigenze che vengono dal territorio e cercare di organizzarci anche per le prossime regionali con un candidato presidente che mi auguro anche gli amici di Forza Italia, qui ce l'hanno organizzata al più presto, cominciano a individuare, perché non c'è, ecco, salutiamo l'onorevole senatore Sintoli, dicevo, gli amici di Forza Italia che al più presto si avviano a individuare un candidato presidente e anche un sindaco, un candidato sindaco di Reggio, che certamente potrà dare quelle risposte che i calabresi si attendono. Noi saremo al loro piano, col centro-destra e con Forza Italia in particolare, dove c'è un rapporto certamente privilegiato. Siamo qui, dicevo, a riorganizzare queste aree di centro, siamo convinti di potercela fare, siamo aperti anche a chi ha sbagliato. La volta scorsa è votato per il centro-sinistra, certamente. Chi ammette di aver sbagliato, chi si è reso conto di aver sbagliato e vuole avvicinarsi verso quest'area, noi certamente saremo qui ad accoglierli e a dialogare con quelle persone, con quelle istituzioni, con quegli enti, ma anche con dei consiglieri regionali che eventualmente si sono accorti, si accorgeranno di aver sbagliato. Certamente non all'ultimo minuto, non a novembre del 2019 quando si fanno le liste, perché noi non intendiamo sicuramente a essere, diciamo, da supporter o da pullman perché all'ultimo momento cambia l'età, ma chi dovesse per ipotesi in questa già fase, qui a qualche mese, eccetera, accorgersi, molti sono già accorti, che qualcosa non va in questa legislatura, che poi hanno dato un segnale diverso, certamente in quest'area credo che ci possa essere questo. Quindi è un lavoro che faremo da qui in avanti, certamente su tutta la regione, con grande impegno, in particolare per quanto mi riguarda, certamente insieme a Paolo, insieme ad altri amici sindaci che sono qui, consiglieri, eccetera, per la provincia di Reggio Calabria, dove organizzeremo delle liste in tutta la regione, organizzeremo delle liste al comune di Reggio, proprio UTC, perché vogliamo dare un segnale e vogliamo riaprire questa casa e possibilmente allargarla il più possibile. Io tanto chiudo subito qui per questo momento, vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione e passo la parola alla parola. Prima, dopo, successivamente all'intervento dell'avvocato Lemma, io, se siete d'accordo, proporrei il primo intervento di saluto di uno dei parlamentari, decideranno loro, l'onorevole Cannizzaro, il senatore Siclari,
poi interverrà il professore Bruni, l'onorevole Bruni, poi interverrà successivamente il senatore l'onorevole Alterranti e poi concluderanno Francesco Davalico. Una conferenza stampa, alla fine poi... Sì, come no, fine la conferenza stampa. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio i presenti per aver accettato l'invito di essere qui oggi con noi ad accogliere Lorenzo Cesa, il nostro segretario nazionale, a cui va il mio ringraziamento affettuoso per avermi voluta da almeno 2 anni nella sua squadra. Da quando sono entrata nel partito non ho avuto tentennamenti, dubbi o ripensamenti, mai. Sono stata sempre più convinta che è stata la scelta giusta. E specialmente all'indomani della campagna elettorale, affrontata insieme a Franco Dall'Arrigo e Gigi Fedele, che ci ha visto, io non dico sconfitti, ma non vittoriosi, perché noi questa campagna elettorale l'abbiamo combattuta, ci abbiamo tenuto fino alla fine, abbiamo girato il lungo e il largo insieme a Franco, Reggio, Città e i paesi della provincia. E devo dire grazie a Franco per quello che è riuscito a fare a Reggio e nella provincia, perché noi siamo stati presenti in tutti i paesi, l'UDC c'era, è stata orgogliosamente, possiamo dire, presente in questa, nella competizione precedente, e oggi noi siamo pronti ad affrontare le prossime competizioni elettorali dignitosamente ed orgogliosamente insieme agli alleati di centrodestra, in particolar modo agli amici di Forza Italia. A Franco Dall'Arrigo dico grazie perché ha creduto e se tra virgolette anche sacrificato in questa campagna elettorale che l'ho visto protagonista in un territorio che non era suo. Però la squadra che abbiamo formato in quel momento c'è e continua ad esserci. Perché caro Lorenzo, di fronte a te, io parlo per il gruppo degli amici che ci ha seguito in campagna elettorale, ci sono delle Ferrari con il serbatoio pieno che aspettano solo il nostro via per partire, perché vogliono essere coinvolti, mi chiedono quando partiamo, che cosa facciamo, come possiamo essere operosi sul territorio, perché il nostro territorio, Reggio e la provincia, hanno bisogno di rappresentanti validi, e noi in quel risultato elettorale non ci abbiamo mai creduto, tant'è, Franco, lo dico apertamente, noi abbiamo un ricorso pendente e confidiamo nel buon esito di quel ricorso, perché Reggio ha bisogno di un rappresentante. Ma allo stesso tempo devo ringraziare l'amico Francesco Cannizzaro e l'onorevole Sigler, che si è allontanato un secondo, perché grazie a loro siamo riusciti a parlare al cuore della gente, non alla pancia, come fanno i neofiti della politica che approfittano del bisogno delle persone. Consentitemi di dilungarmi un attimo su un particolare. Abbiamo assistito ad una scena vergognosa che la dice lunga su quello che la sinistra vuole fare per questo popolo. Parliamo di sanità. Al Sanità Day il commissario Scura, dopo l'intervento del sindaco calabrese, il quale ha chiesto veramente aiuto per i cittadini, ha saputo iniziare il suo discorso dicendo: ma che ti lamenti a fare? Se non ci fossi io, tu come faresti campagna elettorale? È una cosa vergognosa, è stato un peccato non esserci per sentirlo con le proprie orecchie. Però fortunatamente noi abbiamo degli uomini validi che hanno combattuto e lottato. Io mi ricordo di quello che ha fatto Francesco e il senatore Sigler, che a un certo punto si è dovuto alzare per uscire tanto nervoso che era venuto, perché per Scura non esiste il malato, non lo ha mai nominato, non ha mai parlato dei bisogni della gente. Questa è la sinistra che noi abbiamo, questa è la sinistra che governa la regione Calabria, questa è la sinistra che governa Reggio Calabria, questa è la sinistra che ha venduto l'Italia alla gente, che parla solo alla pancia della gente, a Salvini e ai 5 Stelle. Ah, dimenticavo, al tavolo c'era anche un senatore dei 5 Stelle. Credimi Lorenzo, ha avuto difficoltà quando ha aperto la parola a rendersi conto che faceva parte della maggioranza. Questa è la gente che noi abbiamo al governo e questa è la gente che noi dobbiamo lottare per mandare a casa. Quindi noi ci siamo, l'UDC c'è, è presente e cresciamo ogni giorno di più sul territorio, perché noi siamo in giro a raccogliere, a fare OPA. Per noi OPA, però la parte finale là non è acquisto, è adesione, perché noi vogliamo gente che... La madre
del risultato elettorale che non ci ha visto vittoriosi, non se ne sono andati, sono stati intorno a noi, accanto a noi, perché vogliono continuare il nostro progetto. E siccome noi riteniamo di avere tutte le carte in regola per lavorare alla costruzione del programma e del progetto per affrontare le prossime competizioni elettorali, perché noi rispetto a tanti altri abbiamo una storia, una tradizione e siamo ricchi nei valori, e questo vogliamo mettere a disposizione della gente. Grazie. Fa sempre veramente piacere la presenza di un leader nazionale di partito nella nostra città, chiunque esso sia, qualsiasi partito, perché significa partecipazione, significa presenza, significa attenzione. Poi se questo leader di partito è di centro e di centrodestra, è chiaro che la città di Reggio è ancora più, insomma, contenta, essendoci questa già predisposizione storica di questa città, caro Lorenzo. Allora permettimi di salutarti a nome mio personale, a nome del partito di Forza Italia, e insomma anche benvenuto nella nostra città, nella nostra regione. Consentitemi di salutare un po' gli amici e i dirigenti del partito dell'UDC, Gigi Fedele, con il quale mi lega un rapporto strettamente personale e con il quale abbiamo da pochi mesi, insomma, affrontato assieme una bellissima campagna elettorale che certamente ci ha dato la possibilità, ecco, di radicarci ancora più sul territorio, accogliere più quelle che sono le istanze e i problemi sul territorio, e che oggi assieme a Gigi e a tutti gli altri avremo modo di iniziare a scrivere un po' quello che sarà il programma del centrodestra, anche grazie alla campagna elettorale che abbiamo appena concluso, che ci ha visto vincitori e non vinti. E se io, assieme anche al mio collega Marco Sicola, abbiamo vinto l'uninominale, gli unici casi, insomma, del Sud Italia, certamente lo si deve ad un partito forte come quello di Forza Italia, certamente lo si deve ad una Lega che è meno forte sul territorio rispetto a Forza Italia, ma con di più, consentitemi di dire, lo si deve ad un territorio come quello dell'UDC, che ha saputo ben rappresentare chiaramente anche quella parte centrista che sicuramente ha portato un contributo valido. Lorenzo, fatelo dire, consentimi, secondo me se l'UDC fosse stato, come dire, da solo con il simbolo, senza quella fusione, quel tra virgolette improvvisato contenitore metropolitano, avrebbe avuto maggiore successo. Consentimelo, perché è una cosa che ho avvertito durante la campagna elettorale, e siccome però, ecco, la capacità di recuperare anche gli errori, voglio dire, commessi, tu assieme a tutta anche la dirigenza nazionale, insomma, credo che ci siano assolutamente le condizioni per riprendere un percorso che abbiamo, mi pare, insomma, ecco, già intrapreso, perché se è vero come è vero che in Europa siamo insieme, se è vero come è vero che alle prossime elezioni europee Forza Italia e UDC faranno le liste assieme, non lo dice Cannizzaro, lo ha detto il presidente Tajani, lo ha ribadito il presidente Berlusconi, lo ha detto Lorenzo Cesa, a Fiuggi anche alla nostra presenza, e questo chiaramente ci fa ben sperare, perché vuol dire che noi possiamo assolutamente lavorare insieme. Un solo passaggio a livello territoriale, consentendomi di salutare Franco Dall'Aliga, ringraziandolo per il lavoro che Reggio sta facendo nella direzione regionale. Felice intuizione la nomina di Gigi Perelli come tuo vice vicario, perché Gigi è chiaramente un uomo di saggezza, di grande esperienza, e non può fare altro che bene al partito e all'intera coalizione centrodestra. Certo è, avete messo scatenato Paola Lemma in questa provincia, che ovunque io vado la ritrovo in qualsiasi paese, e presente, brava, Paola si toccano con le mano, quindi complimenti, c'è tanta sinergia, questa iniziativa di sicuro, Lorenzo, anticipa quella che sarà un'attività nei prossimi giorni che avrà inizio assieme al mio collega Marco Sicola, a tutti i dirigenti, a tutti i colleghi, chiaramente dirigenti degli altri partiti, per iniziare a scrivere, a dibattere, a confrontarci su quello che sarà il programma per le future elezioni regionali e certamente per le future amministrative della nostra città, che ci devono necessariamente vedere insieme protagonisti per creare e proporre quell'offerta politica che in questo momento manca, ma che siamo sicuri noi possiamo catturare. Catturare perché già il fallimento, lo anticipava brillantemente Gigi prima, di Oliverio, insomma, sta nei fatti. A Reggio è peggio di Oliverio la situazione, insomma, oramai è andata veramente a farsi benedire, come si suol dire, perché la situazione della nostra città, ecco, c'è una condizione assolutamente disagiata, e noi siamo già pronti, insomma, a confrontarci con un'intera coalizione, compresa la Lega, almeno per oggi, ecco, dove sicuramente riusciremo a fare anche questo. La situazione nazionale tu la conosci meglio che più anche di noi, insomma, c'è questo governo che in questo momento
insomma, noi, io l'ho detto chiaro al problema dei gruppi di fronte alla dirigenza del partito, noi dobbiamo stare all'opposizione, noi abbiamo fatto una scelta senza se e senza ma, stare lì a delegosinare un approccio con la Lega a me non va. Io sono di Forza Italia, siamo all'opposizione, siamo contro le scelte scellerate di questo governo, sono convinto che alla prossima approvazione di questa manovra finanziaria che va per il Sud e sul Sud non c'è assolutamente nulla se non questa voce sul reddito di cittadinanza che Gigi a mio avviso sarà un grande boomerang rispetto, e per noi ce lo dobbiamo anche dire, sarà certamente un'occasione da cogliere e da enfatizzare. Ritengo che questo reddito di cittadinanza, io credo a differenza tua, che sarà approvato, perché questi sono testati, hanno messo mano un po' ai ministeri, stanno spingendo e forzando anche la mano, ma credo che sarà destinato ad una platea molto ristretta, quindi saranno molto più i delusi anziché i beneficiari, e queste cose poi ce le affronteremo durante anche un po' i nostri dibattiti. Concludo dicendo che noi dobbiamo stare all'opposizione, creiamo questa alternativa, io non credo che questo governo possa avere vita lunga, e quindi noi oggi in un momento di sofferenza dobbiamo creare quelle condizioni certamente favorevoli che ci vedranno protagonisti insieme a ricreare quell'entusiasmo di quel famoso centrodestra, un impianto già collaudato che permettimi e consentimi di dire, già soprattutto collaudato in Calabria, che ci ha visto protagonisti di un cambiamento vero, reale e concreto, e sono convinto che ci rivedrà ancora una volta protagonisti per le sorti di questa nostra regione, per le sorti di questa nostra città. Grazie a tutti. Grazie, onorevole. Adesso la parola all'onorevole Ottavio Bruni, grazie. Ma io semplicemente per esprimere intanto un saluto a tutti i presenti, alla stampa, ai rappresentanti istituzionali, parlamentari, al tavolo della Presidenza, e un saluto particolare, carico di significati, a Lorenzo Cesa, al quale ci legano rapporti politici, ma di grande amicizia, di grande stima. Noi lo troviamo per l'ennesima volta a distanza di pochi mesi di nuovo qui in Calabria, a dimostrazione di quanto, di quale sia l'interesse suo per questa terra, ma a dimostrazione anche che qui in Calabria lui sa di trovare tanti, tantissimi amici che lo stimano, che lo supportano, che vogliono stare al suo fianco per portare avanti i problemi di questo territorio, ma anche la ricostruzione di un piccolo partito, diceva Gigi Vedere. Sì, è vero, ancora siamo un piccolo partito, ma siamo orgogliosi di appartenere a questo partito. Ed è un partito che sta crescendo in provincia di Reggio, sta crescendo in tutte le province, io mi limiterò a dire e a testimoniare che sta crescendo molto anche nella provincia di Vibo, e la dimostrazione che questo partito sta crescendo è l'adesione di oggi di Gigi Vedere a questo nostro partito. Gigi Vedere io lo conosco da tanto tempo, conosco il suo equilibrio, la sua saggezza, conosco la sua capacità, la sua moderazione. E come uomo e come politico, e vi devo dire che sono qui per una testimonianza forte nei confronti di Gigi Vedere, perché tra l'altro in campagna elettorale, nell'ultima campagna elettorale, sono stato, mi sono messo a sua disposizione in una campagna difficile, anomala, e in fondo credo che abbiamo ottenuto un discreto risultato date le condizioni, quindi io lo ringrazio personalmente. Credo che insieme faremo tante cose, so che ci sono in atto avvicinamenti, noi non facciamo il mercato né estivo né autunnale, noi siamo qui, siamo portatori di valori, di idee, siamo contenti se le persone per bene si vogliono avvicinare a questo partito. Questo lavoro lo stiamo facendo come squadra, lo stiamo facendo assieme al segretario regionale Franco Talarico, impegnato quotidianamente in questa opera di ricostruzione. Ai prossimi appuntamenti io credo che avremo anche qualche soddisfazione in più, quindi il mio voleva essere solo un intervento di saluto e di testimonianza nei confronti di Gigi Vedere, del partito e di Lorenzo Cesa, intorno al quale e col quale vogliamo portare avanti tutti i problemi e comunque i valori di questo partito. Grazie.
il cantiere del centro dei moderati nel centro-destra è una realtà, almeno in Calabria, abbastanza solida. La parola al senatore Siclari per le sue considerazioni, grazie. Buongiorno a tutti, saluto ciascuno di voi, grazie per essere qui, grazie in particolar modo per il Presidente Cesa, con il quale ho avuto modo di scambiare questa mattina a Roma ecco, qualche chiacchiera rispetto al partito, rispetto alla situazione nazionale e rispetto all'interesse che l'UDC verso il Sud Italia e verso la Calabria in particolar modo. Ho avuto modo anche di poter confermare quello che è il suo parere rispetto ai leader dell'UDC in Calabria, quindi rispetto a Paolo, a Gigi, a Franco, a tutti quanti, ecco, quindi sono dei grandi amici, li conosco da più di 15 anni, 20 anni, Gigi forse, quindi sono contento di trovarmi a questo tavolo per dare una spinta a quella della nostra grande famiglia, che è la famiglia moderata, che oggi in Europa è il loro leader importante all'interno del Partito Popolare Europeo. Il Presidente Tajani non nasconde mai, anzi lo fa anche con entusiasmo, annuncia spesso questo grande rapporto che c'è con l'UDC, in particolar modo con Lorenzo Cesa, che stima tantissimo e la stima è veramente reciproca. Dal PPE siamo arrivati in Italia, al Parlamento Europeo siamo l'unico gruppo, al Parlamento Italiano siamo l'unico gruppo, pensate che al Senato siamo la seconda forza politica, dopo il Movimento 5 Stelle, e quindi anche per questo stiamo facendo le grandi battaglie per il Sud, che l'abbiamo presentato in conferenza stampa insieme a Mara Raffagna, a Giorgio Boulet, al vice capogruppo Chiuto, al direttore del dipartimento di Forza Italia Rossi, abbiamo presentato le prime proposte di legge per il rilancio del Sud Italia. Ecco, abbiamo delle scommesse importanti da portare avanti, Lorenzo, perché abbiamo l'Europa, abbiamo il Sud, ma il problema più grande è l'Italia. Noi abbiamo un paese a rischio. Un paese nelle mani di persone improvvisate al governo. Abbiamo un paese dove il primo atto politico che hanno saputo fare questi signori è una manovra di 37 miliardi con 22 miliardi di deficit. Ma pensate che questi soldi sono destinati al nulla, non c'è un rientro, è come chiedere un prestito per poi non investire quei soldi, o meglio cestinarli. Non ci sarà mai un rientro dei soldi investiti. Le spese di investimento per il Sud, zero. Sui 10 miliardi destinati al reddito di cittadinanza, un miliardo è destinato a rafforzare i centri dell'impiego, ne rimangono 9 miliardi che Di Maio vuole destinare a 6 milioni e mezzo di cittadini italiani che risultano nella soglia povertà, per cui basta fare un semplice calcolo, 9 miliardi diviso 6 milioni e mezzo sono 138 euro al mese per un anno. Dopodiché non si sa se ci sono altri fondi per ripetere l'errore che stanno facendo quest'anno. Allora, va bene il reddito di cittadinanza. Noi nel nostro programma del centrodestra avevamo previsto il reddito di dignità, cosa ben diversa. Avevamo previsto le pensioni a 1000 euro e adesso sono state approvate a 780. Avevamo visto la revisione della legge Fornero, loro vogliono completamente abolire e questo lo dicono tutti che abolirla totalmente sarà un grande problema per l'economia italiana, perché non solo stiamo pagando oggi, no, la nostra generazione, i problemi che hanno fatto nel passato, ma la pagheranno anche i nostri nipoti, che però stanno facendo oggi. Quindi dobbiamo guardare al futuro del nostro paese e non a quello che abbiamo davanti in questo momento, perché rischiamo veramente di sacrificare tutti i sacrifici di tutte le famiglie italiane. Allora, Lorenzo, noi dobbiamo guardare con attenzione al rilancio del partito, per questo è un bilancio, perché l'UDC è fondamentale all'interno di una coalizione di centro e di centrodestra. È fondamentale perché dobbiamo raccogliere più consensi possibili, essere inclusivi e portare un messaggio diverso al paese e alle famiglie. Un messaggio dove il Sud è la scommessa del paese. Non esiste un'Italia forte in Europa se il Sud non è forte. L'Italia, per poter essere forte in Europa, deve avere un Sud forte, altrimenti il Nord, che oggi inizia a sentire i problemi della crisi, avrà comunque sempre più difficoltà a portare avanti quelle che sono le politiche industriali dei loro imprenditori. Pensate che il 70% dei prodotti che vengono realizzati al Nord, che finiscono
nell'indotto del nostro, nell'indotto che definiscono nel mercato interno del nostro paese, vengono comprati dai cittadini del sud, il 70%. Secondo l'Istat, paradossalmente, se noi oggi boicottiamo per 10 mesi i prodotti del nord, il nord crolla con le sue industrie. Quindi un sud povero significa un nord povero. Un sud ricco significa arricchire anche il nord, significa avere un'Italia più forte con i conti, significa andare in Europa e avere un potere contrattuale molto più alto quando si parla del nostro paese. Quando, finché l'Italia sarà sempre in deficit, è chiaro che gli stati europei non ci daranno retta rispetto alle scelte che andremo a chiedere e che sono importanti nel nostro paese. Per cui, per essere concreti, dobbiamo iniziare a pensare come proporre il rilancio del sud. Noi al Senato, insieme all'UDC, abbiamo già lavorato per costituire l'intergruppo parlamentare per il rilancio del sud dell'Egitto. È una commissione parlamentare dove chiediamo la partecipazione di tutti i parlamentari, di tutti i partiti del sud, per portare quelle che sono le istanze del territorio, i progetti e presentare un pacco, un piano per il sud che possa essere presentato al governo. Abbiamo dei problemi enormi che riguardano le crisi delle nostre aziende, la disoccupazione al 70% in Sicilia, 60% in Calabria, i LEA che non vengono rispettati, una regione Calabria che è inadempiente rispetto ai livelli essenziali di assistenza, cioè il diritto alla salute è calpestato. Pensate che lo screening, cioè la prevenzione, che è l'elemento più importante per la medicina, raggiunge il 4%. E secondo la classificazione nazionale del Ministero della Salute è inaccettabile come valore, cioè nemmeno preso in considerazione negli indicatori e nelle classifiche che vengono fatte dagli indicatori nazionali. Quindi siamo veramente in una situazione dove dobbiamo soltanto, credo, rinascere, perché il Sud non ce la fa più. 1.800 giovani sono andati via dal 2001 al 2017. A questi ci sono pure io, chissà quanti vostri familiari sono andati via a cercare magari vita migliore, però 1.800.000 giovani hanno abbandonato il sud. Caro Luigi Di Maio, sono andati fuori per cercare un reddito di cittadinanza o per cercare lavoro, quindi noi non vogliamo l'elemosina, vogliamo rispetto all'articolo 3 della Costituzione che prevede l'uguaglianza. Quello che avete fatto al nord, investendo al nord, lo dovete fare al sud, il lavoro lo creeremo noi per noi stessi, ma lo daremo anche agli altri, magari chi verrà da fuori. Grazie. Voglio un poco riprendere questa, una questione che ha sollevato Testella, il senatore Siclari, e riguarda la coesione territoriale sia all'interno del Mezzogiorno che nel rapporto nuovo che è molto più in crisi rispetto al recente passato tra nord e sud del paese. So che con Francesco Dall'Arrigo, quando era presidente, avevamo parecchie volte discusso e anche lavorato sui temi del federalismo differenziato, perché stava avendo avanti questa proposta che intorno al 2008-2010. Ora, io questa domanda te la voglio fare, perché tu allora hai avuto molta preoccupazione. In questo momento le regioni più forti economicamente del paese, sia di amministrate dal centro-destra che dal centro-sinistra, staranno trovando un comune denominatore attorno a questa parola magica, in maniera, io da cittadino dico subito, ma poco chiara, e che riguarda la possibilità che venga applicata a questa grande macroarea del paese, che se fosse da solo rispetto al resto del centro-sud potrebbe avere dei dati macroeconomici spaventosi a livello di California, il tentativo di tenere dentro le proprie finanze regionali una quota parte dell'IRPEF, della ricchezza prodotta dal loro sistema produttivo, e questo naturalmente con profondo detrimento delle regioni del centro-sud. È una battaglia che si preannuncia e questo governo non sta scoraggiando, non sta incoraggiando, ma è in attesa. Su queste cose si muoverà anche il futuro di quello che è, secondo il mio parere, la tenuta stessa della coesione nazionale. È un passaggio definitivo se il mezzogiorno del paese deve rimanere un piede in gangrena di questo paese, oppure con nuove politiche debba essere recuperato all'interno di meccanismi economici virtuosi che diano anche la possibilità in tal senso di un rinnovamento totale delle infrastrutture civili e produttive. Grazie, scusami per
del passaggio. Grazie a te Filippo e ti rispondo subito dopo. Cioè, prima però vorrei intanto insomma, salutare tutti gli amici che sono qui presenti, tanti dirigenti di partito, i parlamentari, tutti coloro che sono venuti qui oggi per ascoltare la nostra conferenza stampa, i giornalisti che sono qui presenti e anche tanti coloro che magari hanno abbandonato anche il loro lavoro, perché Lorenzo, al di là di quello che dice Di Maio, insomma qui in Calabria non si vede di assistenzialismo, qui c'è tanta gente che fa dignitosamente il proprio lavoro, non c'è bisogno del reddito di cittadinanza, ma c'è bisogno soprattutto di innescare meccanismi virtuosi di sviluppo, di crescita economica, perché questo, di questo ha bisogno la Calabria. Devo dire che per me è sempre un'emozione intervenire qui all'interno dell'assise, massima assise calabrese, perché insomma averla presieduta per tanti anni, insomma, essere qui in quest'aula dove abbiamo fatto tante convegni, insomma, riaffiora dentro di me quell'emozione, insomma, di quegli anni che naturalmente abbiamo condotto, a mio avviso, positivamente, perché abbiamo cercato di dare immagine e centralità alla massima assise calabrese con iniziative, ecco, sia culturali, iniziative legislative, iniziative anche, ecco, consigli frequenti, insomma questo ha bisogno la Calabria, cioè quello della fiducia anche nei confronti delle istituzioni. E devo dire che sono molto contento del lavoro che si sta facendo a Reggio Calabria, sia da parte di Gigi Fedele, sia da parte di Paola Lemma, perché riescono a coniugare benissimo l'esperienza e anche la gioventù e la dinamicità. E quindi questo sarà un mix, a mio avviso, positivo per raggiungere quelli che sono gli obiettivi futuri, che è quella di costruire una lista alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria e quella di costruire una lista alle prossime elezioni regionali di ormai imminenti l'anno prossimo, dove l'UDC, insomma, per la presenza che ha a Vibo, a Catanzaro, a Cosenza, insomma, io penso che possiamo, ecco, raggiungere quel risultato importante. Perché ricordo, Lorenzo, qui in Calabria noi eravamo un partito a due cifre. A mio avviso, se costruiamo e lavoriamo sul territorio come noi sappiamo fare, e siccome andiamo incontro a un sistema elettorale dove c'è la preferenza, dove naturalmente la partita cambia per quanto ci riguarda, perché siamo un partito territoriale radicato, un po' con ancora con tantissime sezioni. Due mesi fa, se ti ricorderai, sei venuto a Vibo Valenza, dove in tutti i comuni, vedo anche Marco e Gaetano, c'era un partito, quindi un segretario cittadino, una sezione, e noi lo dobbiamo fare in tutti i comuni della nostra regione per costruire una lista che sia una lista rappresentativa forte, che possa dare un contributo al centrodestra per liberare finalmente questa regione da parte del Presidente Fontana, che è stato, come diceva prima di me anche Gigi Fedele, un governo fallimentare. Alimentare nei fondi comunitari, dove non hanno dato sviluppo e quindi crescita economica, e quindi il PIL è lì, la disoccupazione diminuisce, la crescita anche delle aziende non ci sono e si spendono milioni di euro. Nella sanità, io sono stato di recente, anche Marco Sigole sta facendo una battaglia molto intensa sulla sanità, dove c'è un fallimento del commissario Scura, dove c'è un fallimento del presidente Meglio, anche perché non è giusto questa diatriba, sembra che la colpa sia dell'uno o dell'altro, sono tutte e due espressioni del Partito Democratico, e mentre Scura sta continuando, insomma, a non governare bene la nostra regione, dall'altro Oliverio, che nomina i direttori generali, fa aumentare il deficit, e quindi quel sogno di vedere finalmente la sanità restituita alla gestione dei calabresi sarà un sogno che dovrà andare più in là nel tempo, perché siamo passati da quando siamo andati via noi, è finita, era il deficit di 30 milioni di euro nel 2014, adesso siamo a 100 milioni di euro, quindi è aumentato un'altra volta il deficit. Questo naturalmente ci impone grande, diciamo, difficoltà. E quindi noi dobbiamo lavorare per ricostruire qui un'area, ecco, di centrodestra, lavorare per fare un ottimo programma di centrodestra, e poi la scelta anche di colui che deve essere il presidente e dovrà guidare. Però io vorrei, ecco, prima partire dal programma, poi partire da chi siamo in questa ottica, e poi arrivare alla scelta di colui che deve
guidare per riuscire a coniugare quindi un mix di esperienza e anche di gioventù per costruire delle liste che possano poi formare una squadra per finalmente governare questa nostra regione che in questi 4 anni è stata completamente abbandonata. Dico solo un esempio, noi parliamo, per rispondere anche a Filippo, noi parliamo di turismo e agricoltura, che sono i due cardini dei nostri, diciamo, della nostra economia. Ebbene, sono 4 anni che manca l'assessore al turismo e all'agricoltura da parte di questa giunta regionale. Come si può immaginare di costruire sviluppo in questi due settori, spendere bene i fondi comunitari se mancano gli uomini che devono governare e portare avanti questi due settori? Questo è l'esempio anche del modo in cui si sta procedendo, ecco, procedere alla giornata con una maggioranza in consiglio che a mio avviso neanche c'è oggi, bisogna vedere Francesco che è stato consigliere regionale in questi anni, sarà un testimone, non c'è nemmeno una maggioranza che governa, quindi sarà un anno in balia delle onde che mi auguro passi prima possibile per riuscire a costruire quello che noi dobbiamo fare. E allora dobbiamo lavorare in questa direzione. Sul governo nazionale, insomma, e chiudo, mi sembra che ci troviamo di fronte direttamente allo sbaraglio, cioè poi forse nelle aule parlamentari lo vedete meglio di noi, però vedi delle persone improvvisate con dichiarazioni che fanno male al nostro paese, che stanno impoverendo fortemente anche l'immagine complessiva nei 28 stati europei dell'Italia. Dichiarazioni, una manovra troppo assistenziale, poco diciamo produttiva, che sono, come si dice, molti dicono anche a livello nazionale, dice ah sì, però abbiamo il 60% degli italiani. Attenzione, è anche una bugia, perché si trovano uniti due programmi che erano contrapposti in campagna elettorale. Noi sostenevamo la flat tax, il 5 Stelle sostituivano il reddito di cittadinanza. Come si fa in un paese come il nostro oggi a unire le due cose per fare un programma che sì, erano totalmente opposte in campagna elettorale, quindi due proposte che si uniscono e che provocheranno gravi danni alla nostra economia. Ci auguriamo che non ci sia un declassamento da parte del fine mese delle agenzie di redditi, perché significherà anche avere grandi problemi per i nostri titoli. Basta guardare la borsa, basta guardare lo spread, problemi anche, a mio avviso, anche sui mutui delle nostre famiglie, quindi siamo in mano, diciamo, a questi che oggi stanno governando questo paese e che naturalmente un partito come il nostro deve essere un partito, ecco, della responsabilità, della verità, della concretezza, parlare con la gente senza illudere e senza populismo, demagogia, perché portano sempre comunque a raccogliere qualche voto in più, però non porta alla soluzione dei nostri problemi, e noi ci dobbiamo distinguere attraverso, ecco, iniziative sul territorio, iniziative in giro per la Calabria. Pomeriggio saremo a Cosenza e saremo poi a Rossano per cercare di costruire noi un partito, una classe dirigente da qui a un anno, quando ci saranno le elezioni, e che possa guidare e dare un contributo fattivo alla nostra Calabria, perché come diceva anche Filippo nella sua domanda, la Calabria, certo, conta tanti ritardi, ma ha tante potenzialità. Se noi ci scordiamo di rosso l'assistenzialismo e andiamo su settori strategici, penso che possiamo veramente dare un contributo fattivo alla nostra terra e costruire sviluppo e occupazione, che deve essere il nostro obiettivo principale. Grazie. Al segretario nazionale europarlamentare Lorenzo Cesa con una brevissima mia annotazione di questo tipo. Oltre alle questioni che riguardano la società e l'economia complessivamente, questo governo ha, rispetto all'Europa e rispetto anche alle rappresentanze dei moderati in Europa, io credo che in questo momento sia Cesa che Tajani stiano facendo un lavoro straordinario di non, come dire, di dare una mano nel senso di non far travalicare oltre un certo limite alcune esternazioni, chiamiamole così. Ma dentro questo governo, questo lo dico perché la mia, era una delle mie preoccupazioni, sta saltando, avendo fuori anche un'idea di una ricollocazione dell'Italia nel senso geopolitico diversa rispetto, diciamo, ai valori
del patto atlantico delle democrazie occidentali. Ed è questa una situazione che può portare veramente, e che ha contribuito in un certo senso anche ad un riaffacciarsi nell'area mediterranea di potenze, diciamo, dell'est europeo, che prima, per molti anni, grazie ad una grandissima politica unitaria dell'Occidente, erano rimaste ferme nel loro ambito, e questo adesso, questo riavvicinamento dell'area mediterranea, può mettere anche in discussione tutto quello che può riguardare il controllo sull'energia e sui grandi passaggi dei traffici commerciali. Anche di questo abbiamo. Grazie, la parola a tutti. No, ma lei, intanto saluto tutti quanti, che veramente ringrazio Gigi, Paola, altro che dice la Ferrari, moda, insomma. Partiamo subito, siamo anche per questo, Paola. Mettere su quel canale le nostre Ferrari, manca la 500, per noi che siamo va bene, ripartiamo e siamo qui per questo, per far ripartire il nostro partito, perché io penso che, lo dico anche agli amici di Forza Italia, sapete cosa ho detto a Fiuggi, citando Xia Jinping, il presidente cinese, perché io mi piace leggere i discorsi del presidente cinese, perché no, riempie i suoi discorsi di proverbi, ma sono cose molto sagge, no? Ha detto che in un passaggio dice che gli oceani sono così grandi perché poi accolgono amorevolmente tutti i fiumi che arrivano, no? Ecco, allora io ho detto agli affiuggi, rivolgendomi a Tajani, rivolgendomi a che gruppo di presenti, che oggi Forza Italia è una grande responsabilità, lo dico con molta anche preoccupazione, ma anche con molta perché ci credo profondamente. Stando in Europa, girando l'Europa, vedo quello che sta accadendo in Europa, ma è molto seria, in Europa, quando in Europa, nei paesi europei, manca un partito di centro, un partito moderato, un partito del buonsenso, le cose non vanno e cominciano a succedere cose molto strane. Quindi allora noi abbiamo la responsabilità di rimetterci in cammino come il PC, anche come Forza Italia, non arrendersi, lottare, reagire, perché altrimenti rischiamo che poi l'Italia e l'Europa vadano verso derive che possono far cambiare la vita degli europei, possono far cambiare la vita dei cittadini italiani. Guardate, lo dico senza se mezzi di anni, l'Europa è sotto attacco sia dai russi che dagli americani, dall'attuale, soprattutto da una parte dei conservatori americani, dei repubblicani americani di destra, basta vedere quello che capita sui social e come sostengono questo governo, chi sostiene questo governo sui social, no? E da dove partono i sostegni a questo governo, anche ai nostri amici, alla Lega, ai 5 Stelle, e si capisce cosa sta accadendo in Europa, e questa roba deve farci preoccupare, soprattutto la persona di sicurezza di questo paese, e reagire, non stare. Io mi sono avvicinato agli amici di Forza Italia in Europa, avendo l'ufficio di centro in Parlamento, molti mi avvicinano, io non molliamo, non dobbiamo, non possiamo mollare, è un momento delicato per l'Italia, è un momento delicato per l'Europa, dobbiamo reagire e ricostruire nel nostro paese un grande partito, quanto ci riguarda. Noi siamo questo piccolo ma glorioso partito che è un simbolo glorioso, che per noi quel simbolo rappresenta la difesa, rimettere al centro la persona, la difesa della persona, la difesa delle fasce deboli, mettere al centro la difesa della famiglia, quella tradizionale, fatto da un uomo, una donna, da zona di legge, ed è questo per noi. Ma penso che ci sia un dovere ancora più forte, cioè rimettere insieme una grande forza politica di centro forte, per, appunto, per evitare sbandamenti sia in Italia che in Europa. In Europa, come dicevo, c'è un attacco da parte dei russi e degli americani, non degli americani in generale, perché noi siamo gli americani, hanno sempre forti Stati Uniti, vogliamo continuare ad averli, ecco, una parte dei repubblicani attuali, da una parte da lobby strane, dalla lobby delle armi, dalla lobby, da ambienti stranissimi di destra americani, veniamo messi sotto tiro perché l'Europa, volete o non volete, ma nessuno sa, c'è l'Europa, ci
500 milioni di europei fanno ancora il 21% del prodotto interno mondiale. Voi capite che potenza siamo. Non ce ne rendiamo conto, no? Non lo diciamo, non lo raccontiamo. E quindi, cioè, non è che fa gola ai russi, fa gola agli indiani, fa gola agli americani indebolire, o ai cinesi, indebolire l'Europa per poi andare a prendersi il mercato, cioè colonizzare. Quindi, e qual è il punto debole dell'Europa oggi? Cioè, siamo noi, l'Italia. Quindi l'attacco passa attraverso un attacco che viene fatto all'Italia, utilizzando gli strumenti poi che ci sono, che hanno portato anche alla vittoria di alcuni partiti, le elezioni del 4 marzo, sono legate a queste vicende internazionali, anche all'affermazione di alcuni e al sostegno ad alcuni movimenti, è determinato dal fatto che si vuole indebolire l'Italia per far cadere l'Europa. Questo è semplicemente quello che sta accadendo ed è venuto un momento anche di dirlo chiaramente a tutta gente, cioè non stare lì a guardare solo, quindi è il momento di reagire. Quindi noi, ripartiamo dalla Calabria, noi siamo qui oggi, a Reggio Calabria, per dire che noi siamo alternativi innanzitutto alla sinistra che stanno governando questa città e questa regione. Non è ipotizzabile per noi che siamo persone di buonsenso e concrete stare a guardare il sindaco di Reggio Calabria o il presidente della regione Molinelli, che hanno la loro filosofia della politica, che è questa, la politica del non fare per non sbagliare. Se non facciamo nulla, così non sbagliamo, e non penso che questa sia la cosa che serve. La politica è almeno quello che sta facendo qualcuno, qualche leader nazionale, l'educazione dei problemi della gente, mi hanno sempre insegnato che la politica è la risoluzione dei problemi della gente, è servizio, no? E noi dobbiamo fare questo, ripartendo anche da Reggio Calabria oggi, poi tutta la regione, cercando di parlare dei problemi della gente. Dobbiamo affrontare le elezioni del comune, dobbiamo affrontare le elezioni di regione. Io vi prego, ieri l'ho detto, ero in Abruzzo dove avranno le elezioni, ho riunito i nostri amministratori del PDS, facciamoci noi carico di mettere in piedi un programma per questa regione. Partiamo da qui e apriamo un tavolo con tutti i partiti, perché l'unica discussione che si sta facendo in assoluto è anche del progetto adesso. Fai il candidato presidente, che deve essere l'ultima cosa da fare, perché in base alle cose che tu fai poi c'è l'uomo giusto che te le può portare avanti, no? E noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa qua, la responsabilità, e questo sarà il nostro ruolo anche all'interno della coalizione di centrodestra, come lo stiamo facendo in Abruzzo, lo vogliamo fare anche in questa regione. Allora, certamente noi dobbiamo preoccuparci ora delle elezioni, voi voterete dopo le elezioni europee, quindi la prima scadenza sono le elezioni amministrative di regione. Quando le europee sono come primo obiettivo, poi abbiamo la regione e poi le elezioni comunali, quindi le elezioni europee. Nelle elezioni dobbiamo molto preoccuparci, ecco perché bisogna. Noi stiamo lavorando insieme agli italiani, quindi è anche un'amicizia personale, familiare. Con il presidente Berlusconi l'avrei dovuto vedere domani, ma la prossima settimana stiamo discutendo appunto di mettere in piedi questa idea di Berlusconi, fare l'altra Italia, che è poi costruire un contenitore, un rassemblement, così come fecero i popolari in Spagna. Il Partito Popolare nasce in Spagna mettendo insieme gli ex franchisti, i democristiani, movimenti liberali, cioè misero insieme tutto, e con una regola molto semplice: chi guida quel movimento ha la responsabilità di guidarlo e si assume tutte le responsabilità per portare avanti. Io mi auguro che tutto questo possa avvenire velocemente nel nostro paese, perché come dicevo all'inizio c'è bisogno di un grande partito di centro nel nostro paese che dia stabilità, dia concretezza all'azione politica, che purtroppo non c'è. Quello che sta accadendo, noi siamo stati a guardare in silenzio, anche con rispetto, visto che dentro per la coalizione c'è un partito con cui il sottoscritto ha firmato un accordo di programma, e che se applicassimo quell'accordo per programma che noi con fatica abbiamo fatto, e siamo stati una settimana a lavorare per fare quel programma, avendo alle spalle tecnici, avendo alle spalle gente che faceva politica da anni, no? Poteva rappresentare davvero una svolta nel nostro paese. Io non penso che l'attuale governo, con la politica che sta facendo, possa realizzare una svolta, possa dare una svolta al paese.
sia almeno più pensabile di andare avanti così. Allora, siccome io della Lega ho promesso la revisione della Fornero, faccio un pezzettino di quella cosa, io professore della Resistenza, cioè sono cose che sono completamente, cioè che non, cioè se tu non hai una visione di quello che tu vuoi fare e non imposti una politica veramente per cambiare il peso e dare delle risposte concrete alla gente, avendo una visione, una politica economica per poterla affrontare, non è che la andiamo avanti con un pezzetto del programma dei 5 Stelle, un pezzetto del programma della Lega, cioè alla fine non andremo da nessuna parte. Ecco, qui allora c'è l'esigenza veramente di mettere in piedi una forza politica che invece riporti il paese, cioè riporti la politica alla concretezza, alla responsabilità che serve. Ieri, voglio citarlo, il Presidente della Repubblica è intervenuto, perché mi sembra che questi siano un po' ubriachi tutti, no? E allora, siccome non vanno le cose, si spara sull'Europa. Siccome non vanno le cose, non potendosela prendere l'Europa, perché ha parlato il governatore della Banca d'Italia, si spara sul governatore della Banca. Siccome non vanno le cose, non ti bollinano la finanziaria che tu hai tratto, tu spari sulla ragioneria generale dello Stato, addirittura sulla commissione, che è dentro la commissione bilancio, cioè un organismo che ha la competenza, ha la responsabilità di visionare quello che tu fai per vedere se quello che tu fai è compatibile col bilancio dello Stato, e spari su quella roba lì. Cioè chiunque parla, parla uno dell'autorità e gli spari addosso. Allora, Boeri, che è uno di loro, che gli dice guardate che quello che state facendo sulle pensioni può portare a 100 miliardi di indebitamento, cioè, e non sarà efficace nemmeno per, ad esempio, per il pubblico impiego, cioè la quota 100 così come la stanno applicando, non sarà efficace per, leggevo sul giornale stamattina, questo è quello che dice Boeri, non lo dico io, lo dice Boeri, non è che mi sia tanto simpatico, no? Però è il presidente, è una persona competente che ha detto ieri questa cosa. Così il reddito di cittadinanza, martedì ero a Bruxelles, mi hanno circondato, questi ragazzi del 5 Stelle hanno una simpatia per me, sono un po' più anziano, più mi considerano, no? Sono venuti a dirmi il reddito di cittadinanza, dice guardate, io vi rispondo alla democrazia, noi di reddito di cittadinanza nella nostra vita ne abbiamo fatta centinaia, tanto per essere chiari. Da quando eravamo studenti, non ricordavi prima tu che citavamo l'impresario, pure a me, perché ero figlio di un... io ero il quinto dei figli, quindi no, mio padre faceva il maestro, mia madre, quindi io avevo diritto all'impresario, era un modo di aiutare gli studenti a poter aiutare i giovani italiani, anche di famiglie, no? Di fasce deboli, a poter affrontare l'università e portarle a vedere. Quanta cassa integrazione abbiamo fatto aiutando oltre l'India? Cos'era? Una rete di cittadinanza. Ma accanto a questo, noi democratici cristiani, che facevamo? Facevamo investimenti seri, forti, enormi per ammodernare il paese. Strade, autostrade, scuole nuove, piani. E io mi ricordo nel mio paesino, per aiutare i ragazzi facevo impianti di lavoro, il Ministero dell'Agricoltura faceva interventi per andare a ripulire, a proposito. Forse con tutti i forestali che avete sentato, cioè è impensabile quello che è accaduto, e io dovevo venire l'altra settimana, non sono venuto perché c'era la detta mele, ora ho saputo che hanno ritrovato il povero Rompicino, veramente tutta la solidarietà a tutti voi, alla famiglia, cioè, perché non può cambiare il problema. Allora, c'è bisogno di tornare alla politica della concretezza, della serietà, e noi vogliamo far questo. Noi siamo pronti ad affrontare le elezioni regionali con una lista dell'UDC, vogliamo affrontare le europee creando l'assemblea che difenda l'Europa, perché l'Europa è difesa della democrazia, è difesa della libertà. Ricordo che vado spesso nelle scuole, lo faccio molto volentieri, lo dico ai giovani, no? Perché a me, io non l'ho vissuta la guerra, ma i miei genitori me la raccontavano, i miei nonni mi raccontavano della prima, noi ci ammazzavamo uno contro gli altri qua in Europa. Noi, l'Europa è il più grande esperimento politico fatto, cioè il più grande progetto politico realizzato nel mondo nell'ultimo secolo passato, è stata la costruzione dell'Europa, che ha permesso di, comunque di vivere in un continente di pace, di libertà e democrazia. E non è tutto scontato, non è scontato che si possa continuare a vivere in un continente di pace, di democrazia e di libertà. Io, stando in commissione estera, in Parlamento, giro l'Europa, giro anche, mi fanno fare anche dei viaggi, ma guardate quello che è cambiato in Turchia in pochi anni, come è cambiata la Turchia,
Io andavo 15 anni fa, mandato al Partito Popolare, parlavo con Erba, tutti quelli, sembrava che lì ci fosse, no, un progresso. Oggi lì, l'altra settimana, hanno arrestato, non so, migliaia di persone, cioè giornalisti, hanno arrestato magistrati, hanno, cioè non è scontato tutto quello che noi abbiamo costruito nel giro di questi 70 anni, garantendo pace, libertà, democrazia, progresso. Poi l'Europa non va, ma cambiate l'Europa, no? Il presidente Tajani che lo dice a ripetizione, noi, e abbiamo, lo diciamo pure questa con molta nettezza, abbiamo due Europe purtroppo. Abbiamo l'Europa del Parlamento che spinge per fare dei progressi in avanti, per spingere per arrivare agli Stati Uniti d'Europa, a una forma di Europa che comunque può funzionare, che vuole che siano cambiate le norme, che siano applicate anche le norme attuali che prevedono che un voto del Consiglio, perché qual è il problema dell'Europa? Che oggi il Parlamento e la Commissione viaggiano in maniera molto determinata per dare una mano e per risolvere i problemi e per far sì che ci sia un'Europa che funzioni. Dall'altra parte c'è il Consiglio, che sapete che sono i singoli paesi che pongono dei veti. Basta un paese che ti pone il veto, e oggi sapete chi sono i paesi che pongono i veti? Ad esempio sull'immigrazione? Sono i paesi di Visegrad, quelli che hanno fatto le... No? Oggi sono loro che ci impediscono di fare la polizia di frontiera che Juncker ha annunciato, che il Parlamento ha voluto fortemente, schierare 10.000 uomini alle frontiere per difendere le frontiere europee in modo da evitare che Schengen sia poi eliminata. Oggi noi viaggiamo tranquillamente da una parte all'altra dell'Europa, ma io mi ricordo quando ero ragazzo e quando andavo a passaporto, figlia, e i nostri camion che portavano le verdure da qua partivano, dovevano fermarsi alla frontiera del Brennero, dovevano stare 12 ore, 13 ore, 15 ore in fila per poter entrare poi in Austria e Germania. Vogliamo tornare a questo? Io non penso. Allora dobbiamo reagire per difendere l'Europa, che come dicevo è difesa della libertà e democrazia, ma anche concretezza. Poi io voglio dirvi un'altra cosa, guardate, sono andato in Austria 15 giorni fa, quel ragazzo, forse il nostro amico, no? Molto democristiano, però ha dovuto fare la danza con i populisti, ma che i socialisti gli hanno fatto, se glielo prima tornare, non so. Mi diceva, vedi, io sono arrivato, ero consigliere comunale di Vienna, era consigliere direttore del municipio, poi consigliere comunale, parlamentare, ministro degli esteri, adesso cancelliere, cioè sapevo esattamente dove andare a mettere le mani, ho tagliato tutte le spese inutili, ho risorse e stiamo crescendo del 3,8%, cioè, ma l'ho fatto io, l'ho fatto come Austria, utilizzando al meglio le risorse europee, ma noi abbiamo la coscienza apposta noi, cioè noi spariamo sull'Europa, poi vai a vedere quello che succede qua in Calabria, adesso si stanno affannando a mandare progetti, no? Che non saranno mai approvati, perché pur di dire alla gente che abbiamo mandato, abbiamo rispettato la dimmi. Sì, ai fondi europei, ma stiamo scherzando. Ma ci guardano con, dice, ma cosa? Ma che volete dall'Europa? E te lo dice Kurz, che è uno che è considerato di destra. E se vai in Polonia, ti guarda, dice, ma cioè, i cacischi che, no, che fanno una politica filo, cioè, russa quasi, no? Ti guardano e ti dicono, ma che volete da noi? Allora è il momento anche di farsi un bel esame di coscienza. Dire, ma noi utilizziamo bene queste risorse, ma l'Europa investe ogni anno 100 miliardi di euro sulla ricerca, ma noi andiamo, peraltro stiamo facendo una ricerca avanzatissima per contrastare le malattie rare, per contrastare, perché vogliamo essere i primi ad arrivare per sconfiggere il cancro. Stiamo facendo delle robe epocali noi, perché c'è un'attenzione in Europa. C'è un sistema di guerra che in nessun'altra parte del mondo esiste, e lo stiamo sostenendo anche con finanziamenti europei. Noi abbiamo fatto al piano Juncker, adesso siccome Juncker è attivato, lo abbiamo in un altro modo, un fondo europeo di investimenti, perfetto, va bene, siccome Juncker, poverino, ha avuto del problema, cioè è considerato negativo, lo chiamiamo così. Ma noi abbiamo utilizzato di quelle risorse quello che avremmo potuto utilizzare come hanno fatto altri paesi. E in 4 anni in Europa sono stati creati 12 milioni di posti di lavoro. Noi quanti ne abbiamo creati attraverso pochissimo? Quel poco che è stato fatto grazie al piano Juncker. Quel poco di ripresa che non abbiamo avuto in termini di occupazione non stabile, purtroppo, ahimè, perché non. Allora, ecco, l'Europa è questo: l'Europa è 9 milioni di ragazzi andati a lavorare. Abbiamo creato 9 milioni di posti di lavoro in Europa grazie a progetti europei. Abbiamo permesso a 9 milioni di ragazzi europei di girare l'Europa e fare l'Erasmus. Cioè, non sono poche, non sono cosette, sono cose estremamente importanti che non possiamo dimenticare, su cui dobbiamo affrontare la prossima campagna elettorale
andando controvento, perché oggi è facile sparare sul loro per tutta la responsabilità, perché ormai è passato questo messaggio ed è difficile smontarlo. Ma noi che siamo dei politici seri, e io che vengo dalla tradizione democratica cristiana e ho avuto la fortuna di incontrare 3 volte Goldberg, che mi ha detto per 3 volte la stessa identica cosa, ve lo racconto sempre ad Antonio, lo dico, la politica è andare anche controvento. La politica non è inseguire i sondaggi, non è inseguire le mode del momento, non è inseguire anche quei giornalisti, cioè gli editorialisti dei giornali, cioè, perché diceva sempre che non avrebbe fatto la riunificazione della Germania, che poi lui aveva in testa la riunificazione della Germania, ma anche gli Stati Uniti d'Europa, in contemporanea cosa non è stata fatta, ahimè, purtroppo. Ma la riunificazione della Germania non l'avrebbe mai fatta se avesse visto i sondaggi di opinione e se avesse letto tutti i giorni i fondi che facevano i giornali che erano contrari. O non avrebbero fatto l'euro, lui e Mitterrand, perché dopo l'euro avrebbero dovuto fare gli Stati Uniti d'Europa, cosa che non è stata più fatta, no? Se avessero inseguito, seguito i consigli degli opinionisti. Cioè allora la politica andare anche controvento. Noi sappiamo di dover andare controvento nei prossimi mesi, ne abbiamo 6 mesi, 7 mesi che sono molto lunghi, e dobbiamo spiegare agli italiani quello che significa mantenere in piedi l'Europa, salvaguardare l'Europa, difendere l'Europa che è sotto attacco, e lo ripeto senza se, senza ma, dai russi, dagli americani, dai cinesi, da tutti, perché vogliono far crollare questo grande contenitore politico che noi abbiamo messo insieme con la forza, sono stati 3 democristiani, tra l'altro, che hanno avuto l'intuito di fare questo grande progetto. Cioè noi dobbiamo fare in modo di spiegare bene agli italiani quel che significa l'Europa in termini di difesa di valori, perché poi abbiamo messo insieme una comunità che la pensa allo stesso modo, unica al mondo, no? E difendere un'Europa che è accogliente, che vuole dare risposte, che vuole dare la mano ai paesi. Come vi ripeto, noi dobbiamo porci il problema pure, ma perché noi italiani non abbiamo l'Europa che è fonte di grande opportunità, perché noi non siamo in condizioni di cogliere le opportunità che l'Europa ci dà per cercare anche di uscire fuori dalla situazione in cui noi siamo cacciati. Detto questo, torniamo a noi, siamo qui appunto, e ringrazio davvero gli amici che mi stanno, ringrazio tutti voi, e soprattutto gli amici che iniziano a Siga, che hanno avuto il piacere di vedere qua in prima fila, e ma tutti i dirigenti di partito, e mettiamo in piedi sta ferragna, facciamola partire nell'interesse dei calabresi, naturalmente, perché per noi viene prima l'interesse della persona, cioè per noi la persona è essenziale, dobbiamo ripartire per cercare di dare una svolta alla situazione di difficoltà che si vive. E penso che uniti possiamo davvero, anche perché il centrodestra l'ha sempre dimostrato, sia a livello nazionale, quando ha governato il centrodestra, le risposte sono state, sono risposte concrete, e questo avviene in tutta Europa, quando governa, quando c'è un governo di centrodestra, non si fanno chiacchiere, si fanno fatti e si cerca di invertire la rotta. In tutto il resto d'Europa, dove noi governiamo, le cose vanno molto meglio. Però dobbiamo, io mi auguro che questo Salvini qua abbia qualche pensamento, cioè cominci un po' a riflettere, perché adesso voglio dire prende il 17% stando in una coalizione di centrodestra che prende il 37,5%, dove noi abbiamo dato anche il nostro piccolo contributo. Intanto lo aspettiamo. Intanto noi non aspettiamo. Ma noi non dobbiamo aspettare, io lo dico a voi di Forza Italia, lo dico anche pubblicamente, perché la mia opinione l'ho detta anche pubblicamente a voi. Cioè, e l'ho detto anche a Berlusconi telefonicamente, l'avevo dovuto vedere, ma glielo dirò personalmente. Cioè, non è che uno attacca il governo, attacca solo i 5 Stelle facendo sconto a qualcun altro, no? Tu attacchi il governo. Perché riteniamo che quello che sta facendo non porta da nessuna parte l'Italia. Questo è. E dobbiamo, ci porta a sbattere. E noi dobbiamo reagire, e non attaccando solo i 5 Stelle, stato governato, no, non dobbiamo fare sconti a nessuno. Cioè, se facciamo queste, c'è uno spazio politico enorme che possiamo recuperare, un'opinione pubblica che ti capisce, che anche al nord, no, sono molto preoccupati. E al sud poi non ne parliamo, perché io voglio elogiare Marco, ieri ho letto quel contenuto venendo sull'aereo di quello che avete fatto ieri. Ieri è stato depositato, hanno presentato gruppo di Forza Italia, e noi siamo onorati di aver dato una mano, perché noi siamo nel gruppo di Forza Italia, essendo in pochi, siamo nel gruppo di Forza Italia, e grazie a noi il gruppo di Forza Italia anche oggi, secondo gruppo al Senato, e noi siamo orgogliosi, no, è stata depositata una proposta di legge, 5 proposte di legge, per dare una mano al Mezzogiorno, perché questo governo ha completamente dimenticato il Mezzogiorno, lo ha cancellato, perché
che essendo a guida di chi vuole sapere, non è che in 6 mesi cambiano opinione dei registi, no? Cioè, non è che... E rispetto anche alle questioni regionali, loro hanno fatto i loro, referendum, ma noi ci dovremmo porre il problema di come regolare queste cose. Loro andranno avanti sul tema che sollevava prima, ma guardate che noi dobbiamo preoccuparci, altro che coesione nazionale, qua. Noi dobbiamo preoccuparci, ecco, cioè, perché c'è bisogno soprattutto qua nel sud di una compattezza di tutte le forze politiche di centro per reagire anche perché in Lombardia invece hanno fatto, la Lega ha fatto il referendum e portare l'autonomia ancora più piena, quindi ci saranno dei problemi molto seri per il Mezzogiorno d'Italia e noi dobbiamo reagire, noi che facciamo politica nel Mezzogiorno, noi che proveniamo da questo Mezzogiorno, diceva poi Marco, loro lo sanno bene, quando vado in giro mi chiedono che si dice in Calabria, perché io non lo considero proprio uno nato, ma io molto volete bene, cioè, adesso parlo molto male del governo regionale perché non posso parlare bene, la prima quando voleva uno dice no, le cose, e sapevo esattamente quello che facevamo, insomma. Ecco, allora dobbiamo preoccuparci anche di questo aspetto e dobbiamo reagire cercando di non scoraggiarci, lo dico agli amici, io veramente ogni giorno parlo con tanti amici di Forza dei Conti, dobbiamo reagire ripartendo con la Ferrari, con la 500, con la benzina, però dobbiamo ripartire perché l'Italia ha bisogno di un partito di centro, ha bisogno di persone di buonsenso, ha bisogno di una forza politica del buonsenso che riporti la politica alla concretezza e alla moderazione che serve, ecco. Basta con, come diceva il Presidente della Repubblica, basta con questa ubriacatura, no? Attacchi tutti pensando di poter risolvere i problemi degli italiani. C'è bisogno di moderazione, c'è bisogno di rispetto per le istituzioni, ci devono delle regole, abbiamo una Costituzione straordinaria, abbiamo delle regole che devono essere rispettate da tutti e su quelle regole bisogna far camminare il paese. Grazie e forza, andiamo avanti. Grazie.